sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri. Ho scelto di fare questo mestiere perché è il mestiere più bello del mondo. E lo so che qualche volta può esserci qualche controindicazione, però è roba da niente. Io, per esempio, devo sempre tenere in forma il mio fisico. Ed è per questo che non mangio salumi, latticini, pizza, pasta, carboidrati, gelati, torte. Però, in compenso, mangio tanta carne, pesce, verdura e basta. Lo so che la gente dice che la vita non è vita senza cibo, però a me che cosa interessa? Almeno tengo sempre in forma il mio fisico. L'aspetto. L'aspetto è importantissimo. Io per esempio non ho nessun tatuaggio in nessunissima parte del mio corpo, perché mai macchiarsi la pelle permanentemente. Fai che ti capita il ruolo dell'antico romano, eh? Che vai a fare? Il gladiatore con la stellina sul braccio? Non mi sembra il caso. Poi per l'aspetto è molto importante anche il taglio di capelli, che deve essere assolutamente neutrale. Io per esempio non taglio i capelli da almeno 2 anni perché qualsiasi richiesta viene dal ruolo e qualsiasi capigliatura devi fare, ogni desiderio è un ordine. Anche se qualche volta mi viene voglia di cambiare taglio, di cambiare look, ma così per divertimento, così per conoscere un po' come sarei. Per esempio, una volta ero in metropolitana e c'era questo ragazzo che aveva questa testa completamente rasata, vietatissimo, e aveva questa cresta che gli attraversava tutta la testa e sembrava un arcobaleno per quanto era variopinta. Lo so che così a descriverla sembra una cosa orribile, però che senso di libertà che gli dava. Sembrava che quella cresta gridasse al mondo intero: faccio quello che mi pare. Sì, e poi ti voglio vedere sul set della Seconda Guerra Mondiale con il regista che ti diventa Hitler. E altro che genocidio. L'addizione è fondamentale. Prima avevi un tuo modo di parlare, e con il tuo accento, il tuo dialetto. Adesso vuoi a te se si capisce la tua provenienza. Che aspetti ad attraversare? È verde. Si dice verde, è chiuso. A volte con parole assurde. Quella ragazza è obesa. Si dice obesa, è aperto. Ma chi parla in questo modo? Poi devi sempre sorridere e devi anche saper ridere. Rimanere serio. Piangere. All'occorrenza. Sì, perché diciamocelo che l'attore è molto più simile alla prostituta per certi versi. Perché devi sempre cedere a qualsiasi richiesta che ti viene fatta dal mondo intero. Però è il mestiere più bello del mondo. Perché quando ti trovi davanti a una cinepresa, che puoi essere chiunque tu vuoi, oppure su un palcoscenico, e ci sono così tante persone, ti rendi conto della magia che può offrirti solamente questo lavoro. Sono napoletano, però vivo a Roma da circa 1 anno. Ho frequentato 2 anni di scuola di recitazione teatrale, 1 anno di scuola di recitazione cinematografica a Napoli, e qui a Roma invece ho realizzato diversi lavori sia per quanto riguarda il teatro che per alcuni corti, un po' di televisione, in effetti. E ho scritto un monologo che si intitola Il mestiere più bello del mondo, che appunto ho deciso di portare oggi.